Salve a tutti ragazzi, sono Pokedonks e bentornati a Pokémon versione Zaffiro. Allora, iniziamo subito. Mi sembra di aver coinvolto i Pokémon, sì. Lisandrone è per primo, bene. Allora, praticamente sono tutte battaglie questa parte. Quindi è probabile che molte o addirittura un percorso intero, 110 escluso, lo velocizzerò, perché voglio fare quasi tutto in questa parte. Comunque, controllando lo strumento che c'era l'altra volta vera, il detector, io lo assegno al pulsante select. Comunque, utilizzandolo, niente non risponde. Cosa vuol dire? Che se c'è uno strumento nascosto nelle vicinanze, nello schermo in questo caso, lo strumento reagirà. Guardate per esempio qua. E reagisce. O l'apparecchio risponde, c'è uno strumento nascosto qui vicino, e il vostro personaggio si gira verso lo strumento. Guardate. Ecco fatto, si è girato qui. Quindi lo strumento è qui. Però io, se ci sarei sopra, si girerà. L'apparecchio è rivelato qualcosa proprio sotto i piedi. Quindi cliccate e troverete una bellissima Mega Ball. Ok. Consigli utili: può indebolire il Pokémon paralizzandolo o facendolo addormentare. È una tecnica molto importante nelle lotte di Pokémon, lo so. Ok, niente, non risponde. Qui. C'è uno strumento? Non lo sapevo. C'è qui. Revitalizzante. Allora, questo è Pokémon tipo coleottero. Proviamo con Lizardron. Ok, almeno quello del percorso 110 non le velocizzo, però un altro percorso che lo velocizzo. Ah, non c'è la Pokémon tipo coleottero, buono a sapersi. Comunque, l'ombre. Evoluzione di Lotad, tipo acqua-erba. Quindi, semitraglia ha efficacia neutra. Giusto? Esatto. Ma gli tolgo niente. Cioè, ma non gli tolgo niente. Tere 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 tere. Oh, brutto colpo. È come se avessi colpito 5 volte adesso quel brutto colpo allora. Quindi ho colpito 6 volte con semitraglia tecnicamente, considerando che il brutto colpo fa valere per 2 il semitraglia. Cioè un colpo di semitraglia. Ora immaginatevi una cosa però. Un Pokémon che usa focale energia, mirino e semitraglia. Sarebbe una cosa fighissima. Comunque, Nuzleaf è l'evoluzione di Seedot, un Pokémon trovabile in questo caso solamente in Pokémon Rubino. Ora, Nuzleaf ha il sottotipo buio. Quindi per cui, se non sbaglio, è il sottotipo buio. Quindi per cui è inutile usare confusione su questo coso. Comunque una cosa molto interessante è che una volta giocando... Allora, dato che... Sì, ve lo spiego però mentre faccio così. Allora, dato che il mio Electrike è un attaccante speciale, ma ha solo attacchi fisici per adesso, aumentò un po' il mio attacco con grido di lotta. Comunque, dicevo, una cosa molto divertente è che quando io avevo Pokémon versione Zaffiro, ho portato alla pensione Pokémon. Vedrete dopo cos'è la pensione Pokémon, fidatevi, vi faccio vedere. In questa parte la faccio vedere, non vi preoccupate. Praticamente avevo messo uno Zigzagoon e un Nuzleaf. Ah no, aspetta, non era... Oh, cavolo! Missa! Ah, diamine! Stupido paralizzante. Comunque, dicevo, praticamente mi era uscito nuovo. Un nuovo da un Nuzleaf e da un... Zigzagoon. Che cavolo di Pokémon può uscire? Perché io all'epoca ero un nabbo, non avevo internet, quindi non sapevo, diciamo... cosa uscisse dall'uovo. Non sapevo neanche cosa fosse un uovo. Comunque, no, quello era il Rubino, non era il Zaffiro, scusate. Ma che sto dicendo? Sto divagando. Allora, bene o male Leorio lo sto allenando. Esatto. Stranamente lo sto allenando. Ok, questa è Pokémon tipo psico, vero? Comunque, solo per farvi vedere un po' questo percorso, cosa c'è e cosa non c'è. Poi dai prossimi percorsi in poi, appunto, farò solo vedere la velocizzazione, magari l'intero percorso, in quanto sono abbastanza lunghi e ci sono una decina di allenatori con, mi sembra che due hanno 5 Pokémon, tipo. Allora, intro forza di tipo... Ok, non si sa che tipo è. Perché intro forza, ve la spiego. Intro forza è una mostra di tipo normale che, in base agli EVS, ossia, non so cosa siano gli EVS, EVS, non EVS, è diverso. E sale veloce di oro, buona sapersi. Praticamente gli IVS determinano il tipo di introforza. Può essere di ogni tipo, tanto per dire.
Strumento. Ok, è qua. Una Pokéball. Abbiamo un sacco di Pokéball e Megaball che non ci serviranno a niente perché non lo userò. Ok, qui mi sembra che non c'è niente. Chiudo l'effetto del repellente. E mettiamo Leorio per primo. Schiavemen è uno strumento. Non l'avevo visto. Revitalizzante, buono perché non lo possiamo comprare ancora. Comunque, Ciclamipoli su. Però non ci andiamo ancora, perché prima raccolgo delle bacche. Mi sa che taglio e raccolgo tutte le bacche, va? Ok, non so perché ho voluto tagliare, ma... ma sì, ecco. Ehi, non ti arrivai alle spalle di suo piatto, lol. Non ti stupriamo, non ti preoccupare. Questo sono sicuro che è un Tentacle. Lo sapevo che c'aveva un Tentacle. Ok. Allora. Da qui in poi... no, facciamo una cosa. Ah, 300 euro che mi avvelena. Che me li dà? Qualcuno mi deve dare 300 euro. Comunque, non ho neanche un antidoto, quindi devo per forza... ah no, vabbè, chi se ne frega, mando Kirlia. Cioè Atena. Atena! Limitazione. Ok, allora, mi sa che io da adesso in poi velocizzo le battaglie. Quindi devo trovare un'altra soundtrack host, come la volete chiamare, insomma, dei Pokémon. E devo mettere il tutto sotto. Quindi io velocizzo e ci vediamo dopo questa battaglia. Ciao! Ok, come avrete notato, alcuni l'hanno notato, in ogni parte in cui velocizzo metto una sola host, perché fidatevi, è meglio così. Comunque, se vedete questo tremolio dello schermo, è perché ho un Pokémon avvelenato. Infatti, non ve l'avevo fatto ancora vedere, ma, allora, per esempio adesso ho 29 HP, ecco, e adesso ce n'ho 28, praticamente ogni 1, 2, 3, 4, 4 passi. Ogni 4 passi succede sto coso, insomma. E perde un PS ogni volta che camminate. Quindi curatevi il Pokémon, altrimenti succederà un casino, fidatevi. Comunque, perché non ho tagliato questo centro Pokémon? Per spiegarvi un'altra cosa. Il Rubino, Zaffiro e Smeraldo. Dipende dalla cartuccia e questo tizio cambierà ogni volta che ricominciare il salvataggio, se non sbaglio. Ciao, sono il cantautore, vuoi sentire la mia canzone? Va bene. Mia sorella adora mangiare i dolci. Sì. Mia sorella adora mangiare. Select si va giù. Ok. Vediamo. Allora un attimo, modalità P, ecco qua. Eccola qua. Lol. Mia sorella adora mangiare i Pokémon. Comunque, ora è il momento di esplorare Ciclamipoli. Allora, diamoci tutto con l'esplorazione. Innanzitutto, qui c'è una Pokéball che contiene uno strumento inutile. Esatto, una velocità X che non serve a niente. Comunque, dentro questa casa, se avete comprato il messaggio porto che vi avevo detto di comprare, parlando con questa, se avessi una bici potrei fare la spesa a Selcepoli. Al Pokémon Market di Selcepoli vendono il messaggio porto. Oh, è il messaggio porto, vorrei scambiarlo con il salvadanaio? Certo, sono così felice. Ok, ti non cambio il salvadanaio. Il salvadanaio serve per il casino.
si usa il casinò, appunto, che è appunto in questa città. Sta là, lo vedete? È un edificio un po' strano. Comunque, entrando invece qui, wow, i tuoi Pokémon mi sembrano proprio in forma. Complimenti, prendi questa MN. Hai ottenuto MN06. La MN06, appunto, contiene spaccaroccia. Se una roccia blocca il tuo cammino, usa questa mossa per ridurre in poltiglia. Volevo... Sembrerà una blasfemia, però deciderò nella prossima parte. Comunque volevo insegnarla a Grovyle. Sembra un po' strano, ma fidatevi, è per una buona causa. Comunque deciderò nella prossima parte, qui non c'è niente. O comunque, qui Bicicletto. Con una bici sulla via vai felice in compagnia. Chissà se possiamo comprare una bici. Ok. Bene bene, che abbiamo qui? Un cliente molto energico. Io mi chiamo Clelio, sono il proprietario del negozio. Le tue scarpe da corsa sono molto sporche. Arrivi da molto lontano? Allora, se cliccate no, non vi dà la bici. Se cliccate sì, vi dà la bici. Però vi faccio vedere anche cosa succede se cliccate no. Davvero? Beh, allora immagino che tu non voglia nessuna delle mie bici. Ok. Sì, invece. Mi stai dicendo che arrivi da Albanova? Ah, ci picchia, ne hai fatta di strada. Con una delle mie bici potresti andare dove vuoi con la brezza che ti accarezza il viso. Sai cosa ti dico? Ti regalo una bici. Oh, aspetta un attimo. Ho dimenticato di dirti che ci sono due tipi di bici. La bici da corsa e la bici da cross. La bici da corsa è per i ciclisti che amano correre lambiti dal vento. Mentre la bici da cross è pensata per le corse più tecniche. Voglio essere generoso, scegli pure quella che vuoi. Quale preferisci? Per questa metà di gioco è meglio la corsa. Ve la spiegherò subito la differenza. Se vuoi cambiare il tipo di bici devi trovarmi. Ok, allora, la bici è uno strumento chiave. Strumento di base, scusate. Che si può sempre equipaggiare. Cliccando select partirà una musichetta. E saliremo sulla bici. La musichetta la detesto, quindi cambiando percorso, tornando al ciclamipoli, si fa subito. Non ho messo le barre perché in un millesimo di secondo non posso mettere le barre. Duh. Comunque, la bici da corsa ha il privilegio di essere molto veloce. La bici da cross, tenendo premuto B, farà dei saltelli. Ma questo non lo vedremo adesso. Lì no? Ok. Non ero stupido perché già sapevo che c'era Lino. Non vi dovete preoccupare. Ok, Leorio per primo. Prendiamo la bici e parliamo con Lino. Zio, per favore, voglio svitare questa palestra per vedere se ho fatto progressi. Posso? Ti prego. Aspetta, Lino. Da quando hai cominciato a vivere con i Pokémon sei diventato ben più forte. Ma non pensi di esagerare nel voler sfidare subito una palestra? Non sto esagerando. Io e Ralts possiamo abbattere chiunque insieme. Oh, ciao Tonks. Sono diventato molto più forte dall'ultima volta che ci siamo visti. Vorrei che tu e mio zio lo capiste. Ti va di lottare con me? Ma certo! Grazie Tonks. Ok, eccomi. Battaglia contro Lino allenatore. Turno di Ralts. È ancora il 16. Comunque, avrà solo le mosse standard di Ralts. Ruggito, doppio team, sincronismo. È un Ralts praticamente uguale al mio. Confusione, logicamente. Ho mandato prima l'aereo per prendere più punti di esperienza. Già lo sapete, logicamente. Anche se hai il condividi esperienza, è meglio prendere tre quarti dell'esperienza al posto di prendere solo un quarto solo metà dell'esperienza. Dicevo. Comunque il Parax non funziona, ma io ho l'inseguimento che è super efficace. Quindi, ciao Ralts. Sì. Aiutala meglio sul Lino allenatore. Ho perso. Ok. Zio, tornerò a Mentania. Grazie Tonks, è difficile fare l'allenatore, vero? Non basterà... Non basta avere dei Pokémon da far lottare. Essere un allenatore ha significato più profondo. Zio, no, Lino, non buttarti giù. Nessuno ti impedisce di diventare sempre più forte. Dai, andiamo a casa, ti stanno aspettando tutti. Tutti. Tonks, mi sono appena reso conto che sei l'allenatore che ha aiutato Lino a catturare il suo Pokémon. Perché non ci vieni a trovare a Mentania un giorno? Lino ne sarà felice. E fidatevi che nella prossima parte andremo a trovarli. Comunque, dicevo, questa è la palestra di Pokémon di Ciclamipoli. Palestra Walter, l'uomo dal sorriso elettrizzante. Palestra di tipo elettro. E anche acciaio in parte. Io sono completamente svantaggiato da questa palestra. Dovrò fare molti allenamenti. Un attimo che taglio e torno.
Ok, dicevo, sono molto svantaggiato. Quindi continuiamo l'allenamento. Quindi il percorso 118 non metto le barre, in quanto non possiamo trovare nessun Pokémon selvatico al momento. Quindi innanzitutto metto anche Athena davanti, perché questa ha un Roselia. Il fumo dei fiori ha un potere magico che purifica anima e corpo. Intense. E a parte la sfida di Rosita Profumita. Profumina. Ah, cavolo, c'è un Shroomish, non un Roselia. C'è anche un Roselia. Comunque, questa battaglia la tengo. Se non mi usa Mega... No, pensavo paralizzante. Buono a sapersi. Quando mi toglie... brutto colpo addirittura. Pensa tu. La fortuna del... La mia fortuna è proprio suprema. Comunque, da notare, nello spread di Kirlia, Parassiseme! Ok, velocizzo. Sì, quindi ci vediamo dopo la velocizzazione un'altra volta. Quindi a dopo. Ok, allora, vi potrà sembrare strano il fatto che io abbia tolto azione, ho sbagliato a casa, dovevo andare nel centro Pokémon. Dicevo, vi sembrerà strano il fatto che io abbia, diciamo, tolto azione per mettere attacco rapido, in quanto, attacco rapido è 5 più di potenza, allora, rispetto all'azione è più potenza, ah no, allora ho fatto bene, scusate, pensavo che fosse il contrario, cioè che azione fosse 40 mentre attacco rapido fosse 35. Di potenza base. E mi sono appena reso conto che non vi ho spiegato ancora la potenza base. Ok. La potenza base delle mosse si può vedere appunto andando nel Pokémon e poi cliccando su info e scorrendo andando sulle sue mosse. Allora, sulle sue mosse potremo vedere la precisione, la potenza e basta. La precisione e la potenza. Praticamente più è preciso più può colpire e non fallire. Più potente più la mossa vuol dire che avrà meno punti potenza e si potrà usare di meno, e più potente appunto sarà la mossa, tanto per dire. Ok. Ora, qui c'è uno. Oh, qui c'è. Se il tuo Pokémon conosce Surf potrai attraversare il fiume Mari anche senza barca. Si può contare sui Pokémon così? Per così tante cose. Ok, comunque. Qui. No, sbagliato. Ok, qui c'è una scomacuore. Mi ero dimenticato di avere la bici. Parlando con questo marinaio, dimmi che c'ho il giusto Pokémon per primo. Lo sapevo che non ce l'avevo. Ok. Comunque, ho visto alcuni let's play in cui se ne strafregano della super efficacia, dell'efficacia e company. Oh! Eccolo qua! Ma già l'abbiamo incontrato. Comunque... Sì, oddio, scusate la voce, mi sono stiracchiato un secondo. Carvagna, come alcuni lo pronunciano. Morto in due colpi, niente di che. Finito. E dicevo, non ho potuto mettere le cose, perché le barre, perché non possiamo ancora catturare nessun Pokémon, a parte i Pokémon con la pesca. In qualunque caso, non metterò le suddette barre, perché... Per la pesca e per reserve, già vi ho detto che non le metto. Intanto che sfido questo qui. In pratica, adesso quindi cosa farò? Vi dirò che usando un certo tipo di amo, ossia l'amo buono, dall'amo buono in su, lo sapevo che c'era Athena, cioè che c'era Magnemite. Comunque dicevo, usando l'amo buono si potrà trovare un Carvagna. Comunque, anche se non è molto efficace, faccio abbastanza danno per un motivo molto semplice. I Pokémon di tipo acciaio elettro, come appunto Magnemite, hanno un'elevata difesa, ma una bassissima... No, non bassissima, ma una bassa difesa speciale. Quindi per cui... È
Wishmoor. Ok, comunque. Sì, hanno un'elevata difesa, ma non un'elevata difesa speciale. Quindi per cui se voi volete prendere un Pokémon di tipo acciaio, oppure incontrate un Pokémon di tipo acciaio nemico, utilizzate attacchi speciali. Perché è molto più probabile, mamma mia, ho distrutto quel Wishmoor. Dicevo, è molto più probabile che riusciate a vincere se utilizzate attacchi speciali, appunto. Comunque, Magnemite, fatemelo spiegare un po'. Pokémon Calamita, tipo elettroacciaio. Buon Pokémon, ha una sola evoluzione in questa generazione, ferro stridolo odio. Perché abbassa di 2 la difesa. Difesa normale, quindi se mi usa azione mi può fare danno. Con onda shock invece niente, quasi. Comunque sì, li incontreremo nella palestra. E dato che io ho solo Pokémon di tipo elettro, tipo psico e tipo erba, sono molto, ma molto, ma molto svantaggiato con questo, con i Magnemite in questo caso. Quindi dovrò allenarmi parecchio, lo dico già subito. Quindi prima di entrare nella palestra esplorerò tutti i percorsi che possiamo trovare. Calmamente, che beep. Ok, calmamente, aumenta l'attacco speciale e la difesa speciale. Kirlia ha una difesa speciale di norma e alta. Ma, vabbè, dopo lo controllo quanta difesa speciale c'ha. Comunque, calmamente è una mossa che aumenta sia l'attacco speciale che la difesa speciale. Se riuscite a far sopravvivere il vostro Pokémon ad usare 3 calmamente, siete delle bestie. Perché, non so di quanto aumenta, dopo controllo su Pokémon Central. Comunque non so quanto aumenta il più 1 sulle statistiche. Mi sembra che arrivando a più 6... Tipo, io avevo uno... allora, esiste un gioco chiamato... Intanto che cura i Pokémon. Esiste un gioco chiamato Pokémon Online che si può scaricare. E per computer. E praticamente si può creare un team con cui si possono sfidare molte persone. Io ho un team con uno Yan Mega che ha l'abilità acceleratore, ma quello non lo vedremo per un po'. Comunque aumenta la velocità ogni turno. Ha 350 di velocità. Quando la velocità è più 6, arriva a 1077 di velocità. Comunque, come ultimo chicca di questa parte, esplorerò il casino. Infatti non voglio stare tantissimo tempo a allenarmi i Pokémon. Nella prossima parte sarà solo allenamento. Quella dopo è un probabile palestra. Ma non vi assicuro niente, perché la prossima parte sarà quasi tutta velocizzata, tanto per dirvelo. Quindi, casino di Ciclamipoli, divertimento per tutti, grandi e piccini, vecchi e bambini. Ok, parlando con questa, ritrovi nel casino di Ciclamipoli, ti servono gettoni? 50 gettoni costano 1000 poche dollari. Ok, c'è un MT che si può trovare solo... No, non solo qua, che si può comprare qua. Tuttavia costa... 40.000 poche dollari. Comunque sì, prendo solo 50 gettoni per dimostrazione. Parlando con questa, ho fatto un errore, ho preso 2 bambole dello stesso tipo. Ne vuoi una? Certo! Abbiamo ottenuto la bambola Trico. Infatti, se avete scelto Trico, vi darò la bambola Trico. Mudkip e Torchic. Comunque, eccoci alcune informazioni utili sulle slot. Più tristi lampi fai, più possibilità di real time avrai. Gioco ci sono ben 5 di possibilità di bla 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 bla. Ci sono 660 gettoni, sì, lo so. Allora, vediamo la mia fortuna. Spieghiamovi un po' il casino. Premendo giù, inseriremo un gettone. Si possono inserire fino a 3 gettoni. Infatti possiamo fare il primo gettone solo e vedere quanto possiamo fare. Non abbiamo fatto niente. 2 gettoni, quindi tutte le righe. Niente. 3 gettoni, avete più possibilità di trovare le giuste cose, insomma. Non abbiamo comunque fatto niente. Più combinazioni. Infatti se controllate la configurazione di come si intersecano le linee, dovreste riuscire a vedere che sto fallendo in una maniera assurda. Ecco cosa dovreste riuscire a vedere. No, basta, la smettiamo con la... Come si chiama sto coso? Non lo so, non me lo ricordo. Comunque, qui ci sono anche altre 2 cose. Questo è un vecchio. Cosa dice questo? Non mi ricordo. I tavoli della roulette hanno puntate diverse. Prima scegliere uno, controlla quanti gettoni hai. Allora, questo, la puntata minima è 1. Questa, la puntata minima è 3. Quindi, qua è più facile vincere perdendo di meno. Là è più difficile. No, è più, non è che è più facile. Lì potete rischiare di più usando 3 gettoni. Comunque, qui potete scegliere
su cosa puntare, su cosa si ferma la roulette. Potrete puntare su un solo Pokémon, in questo caso questo, o questo, insomma. Potrete puntare sull'intera riga colorata o su un intero Pokémon. Riuscirete a vincere in proporzione 3 gettoni se quando avete più possibilità, 4 gettoni con questo. Se scegliete un Pokémon solo e avete una fortuna assurda, riuscirete appunto a prendere 12 gettoni. Io mi butto con Skitty. È totalmente casuale. È un probabile che non riuscirò a prenderlo, appunto. Ok, niente di fatto. No, non voglio giocare ancora. Comunque, parlando, no, già ho parlato. Qui, parlando con questi cosi, se non sbaglio, ditemi che ho ragione. Non ho ragione, perfetto. Stavo pensando a un'altra area che visiteremo più avanti. Comunque, più gettoni avrete, più potete scambiare gettoni con delle MT in questo caso. Allora, queste tre MT sono rispettivamente gelo raggio, lanciafiamme e fulmine, se non sbaglio. E queste due non me le ricordo. Qui invece, al posto delle MT ci stanno le bambole Tricolo, Tarchic e Mudkip. Logicamente vi ho già detto che non lo userò, non le prenderò anzi. Ok, dopo questi minuti spesi al casino, io vi saluterei dicendovi che nella prossima parte, anzi no, in questa parte, vi faccio vedere, ho curato i Pokémon. Ok, un'altra cosa, solo 117 ha sbattuto la finestra. Qui c'è la pensione Pokémon, ci prendiamo cura dei tuoi Pokémon. Ve la farò vedere nella prossima parte. Quindi alla prossima parte. Ciao da Pokédonks.